Ciao a tutti amici amiche di Andrew Channel, bentornati ad un nuovo episodio dedicato ad Europa Universalis 4 con il Giappone. Questa volta faccio il bravo, ve lo prometto. Questo sarà un episodio tranquillo perché devo migliorare la tecnologia diplomatica, iniziare ad annettere i Ming e costruire i trade depot ovunque e cercare di fare soldi. Quindi, no, consiglio di reggenza, no. No, Michihito, ha solo 2 anni. 14 anni di consiglio di reggenza. Perché? Ho detto voglio fare un periodo di pace e stavo mentendo. Vi stavo mentendo. Volevo attaccare tutti. Va bene. Adesso che ho finito la tragedia, ma porca di quella mignotta. Va bene, adesso ci dedichiamo. Ci dedichiamo veramente a fare soldi. Va bene, facciamo development in questo episodio. Giochiamo Minecraft, ragazzi. Come coglioni. Va bene, dai, abbassiamo anche i forti a questo punto, perché tanto in guerra non cediamo per un bel pezzo. Mettiamo da parte tanti dindini. Qui dobbiamo creare delle città per trasformare. Bene, per trasformare la terra del fuoco giapponese in qualcosa di. Qui quando. Benissimo. Fatti fuori tutti. Ok, adesso spostati qui. In qualcosa che mi possa dare un mercato. Ui, no, ma dai. Siamo messi così male che il morale non si spostano nemmeno i nostri soldatini. Ok, avremo un mercante in più nel Japanese La Plata. E parlando di commercio mercanti con i trade depot, tanto abbiamo migliorato anche le relazioni con la Borgogna. Aiuta Ia diventa alleato. Come avevamo detto nell'episodio precedente, e facciamo un matrimonio reale. Perdiamo 9.000 di litri. Ok. E abbiamo Diplo Reputation più 1. Ok. Rimuovi Buto dalla mappa, trasforma Aizen in una città. Questo è ottimo. Questa la possiamo eliminare. E con i soldi che adesso ci ritroviamo. Sì, ok, i mercanti ci odiano. Questo è comprensibile. Pazienza, iniziamo a fare. Beh, adesso il Gokaido ha senso perché mi dà National Tax più 5% per. Ah no, per 10 anni, credevo per tutta la vita dell'imperatore che adesso ha 2 anni, quindi in linea teorica dovrebbe campare a lungo. Ammazza se costano però queste strutture. Tanti Ming continuano a prenderle. Per sistemare la faccenda. Dai sussidi, quanto guadagniamo? 48. Dai 15, li giriamo i Ming in modo che si facciano un esercito. E si, cioè, gestiscano un po' per i cazzacci loro queste situazioni. Velocità 5. Facciamo ancora una tecnologia diplomatica, poi si inizia l'annessione. Arrivo a 18 e va bene. Ah, aspetta che ho i separatisti Shun da qualche parte che mi sono entrati. No, devo rialzare, mannaggia. Devo rialzare il mantenimento. E spostare, ecco, abbiamo già perso la città, e spostare le truppe per far fuori i ribelli cinesi. Cinesi che però adesso con i soldi che gli sto mandando stanno reclutando truppe, e questo è positivo. E però gli assedi possono farli i Ming mentre noi facciamo il lavoro sporco. Ok. Giocherò velocità 3 perché non vedo altri motivi. Nel frattempo miglioriamo le relazioni. Ho i diplomatici tutti liberi e non ho molto da fare. Miglioriamo le relazioni con tutte le nazioni europee, Scandinavia, Polonia e anche la Russia. Bar quanto cappero è grosso. No, ma veramente, Bar è diventato indipendente da. Cioè, non esiste una Francia da attaccare, vi rendete conto? Non esiste la Francia. Cioè, esiste ancora come, vabbè, come tipo nazione tipo Atlantide, scomparsa. Aiuto. Prestigio.
Va bene, va bene. Addirittura. Dai che va bene, ragazzi. Abbiamo la nostra tecnologia diplomatica. Siamo 18, questo vuol dire che si iniziano a mettere Ming. Con la G. Bimbi Ming, insomma. È il 17. Io scommetto che fino al 60 non ce li ho. Andiamo un po'. Magari smettiamo di inviare le relazioni con Scandinavia. E facciamo 4.429 punti, non sono pochi, non sono pochi se li contate, visto che ne guadagno tipo 4-5 al mese, da 11, vabbè, comunque cioè, fa lo stesso, sono sempre tantissimi. Ok, Bimbi Ming. Nel 74, aiuto, nel 74. Vai. E quindi a questo punto la Diplo Reputation ci serve tantissimo e quindi ci serve anche avere questa idea. Che però adesso perdiamo 5 punti per turno, però gli altri punti li guadagniamo. Appena possibile facciamo le prossime di influenza. Con la Diplo Reputation avremo uno sconto. Ed inizia la lunga annessione. Ok. Ora abbiamo un consiglio di reggenza che spinge con i punti diplomatici, perlomeno. Land clearance, altra tech amministrativa. Facciamo schifo con le tecnologie, ma non così schifo come all'inizio, quando abbiamo iniziato. Eravamo veramente con le pezze. Quel di dietro. Va bene, cioè ci vorrà un tempo indescrivibile, però dopo saremo potentissimi. Prossimo gruppo di idee, fammi vedere. Ah, devo farne un'amministrativa se voglio essere equilibrato. Per le innovative è troppo tardi, anche se mi sarebbe piaciuto molto. Coglioni. Ah, in Messico! Sì, ovviamente il Messico è qui. Il Messico però adesso dovrebbe avere un esercito giù, non ce l'hanno. Veramente le comiche. Alle comiche. Chi è che mi ha schiattato? No, quello che mi dava diplo. Proprio quello che mi serviva più di tutti. Ma va a far bagno. Adesso quanto mi dà come data? Come data di annessione? Beh, no, non voglio questa. Che data mi dai di annessione con la Cina? Era il 74, se non erro. L'88. Tra 70 anni. Puliti. Va a cagare. Diplo. Ok. Ok, dai. Me l'ho ritrovata, anche se da più uno, però va bene lo stesso. No, ciccio, tu finisci male, esercito contadino dei miei stivali. Ok, finisci malissimo. Tanto andiamo avanti con le conversioni perché sto giocando a velocità 5, quindi è molto rapido. Era dai tempi della partita con l'Etiopia che non giocavo a velocità 5. Anzi, adesso la porto a 4 perché mi sembra troppo veloce. La flotta da trasporto quasi quasi la vado a piazzare qui. E così come metto in moto la flotta militare, metto in moto pure loro perché non ha senso tenerli attivi. A proposito, dall'88 siamo passati al 74. Bene, ancora con un. Ah, ok. Changsun Osokawa 664. I Ming hanno un imperatore che è la fine del mondo. Porco cane, la fine del mondo, wow, complimentoni, è morto il leader, cazzo. Non voglio bruciare punti militari perché voglio avere
il più in fretta possibile l'albero dell'offensiva pieno, perlomeno per arrivare alle prede corp, che mi dà altra disciplina. Mannaggia. Ok, fantastico. Upgrade ship. Merchantman. E adesso li mettiamo in naftalina, così non ci sono problemi. Rimangono all'1%. E va bene così. Quanto manca il mercante in più? Poco, perché questa dovrebbe essere la città, l'ultima città per arrivare a 10. Esatto, con queste due arriviamo ad 11 addirittura. Ottimo, poi lascio perdere la plata perché mi sembra una zona proprio dimenticata in assoluto, però... Tra l'altro abbiamo 65 di legittimazione, questo me l'ero perso addirittura. Pesante, pesantissimo. Recruitment time abbassato. Cottage industry. Allora, i mercanti perdono 15 di lealtà, però mi prendo più 1 di produzione a Manila, Beijing, Chikuzen e Gyeongju e il local unrest, che è come avere praticamente delle manifatture. Oppure temporaneamente del local tax. Prendo la via difficile, però che sviluppa la produzione, soprattutto perché Beijing è già sviluppatissima, quindi se aumento anche la produzione. Dovrei avere già una manifattura a Beijing, che è Pechino, in italiano. No, però posso farla se sviluppo. Tra l'altro, il costo è anche basso, mi servono solo un po' di punti militari, che svilupperò appena possibile. E certo, e poi quasi quasi... Ok, abbiamo un nuovo colonista e presto un nuovo mercante. Intanto... Direi che qui iniziamo a colonizzare anche queste zone e possiamo fare fill our coffer, avere almeno 2000. E si può arrivare. Cosa ci dà? Prestigio e ci abbassa l'inflazione. Facciamolo, è abbastanza semplice. Abbasso l'esercito. E adesso bisogna decidere dove piazzare questo mercante. A Nippon abbiamo quasi la totalità, Girin pure. Io adesso qui piazzo uno che mi fa transfer, quello vuoto ovviamente, e spedisco a Pechino, non nelle Filippine, perché nelle Filippine ho il 50%, a Pechino ho il 90%. Esatto, quindi di questi 6 ducati, quanti ne arrivano a Pechino? 2. Va bene, mi servono molte navi a questo punto ad Hansu. Però adesso da Canton io potrei fare... Vabbè, spostiamo nelle Filippine, perché se sposto da Canton ad Hangzhou perdo un sacco di soldi. Navi, dovrei averne un po' di più. Posso fare 16 navi, ne farò 30. Sì, sono... esagero. Commerciale no, però sono importanti, quindi... La missione Fill Our Coffers arriverà, ma con un po' di ritardo. Ok. Intanto ho fatto fuori prima tutti i confucianisti, poi farò fuori tutti gli altri. Fa vedere la mappa religiosa, perché lentamente ma inesorabilmente la Cina sta diventando shintoista. Anche grazie al fatto che Ming è convertita, gli ho imposto la religione. E però non stanno convertendo un fico secco. Ecco perché hanno tutti questi problemi di natura. Anche di ribellioni, insomma, perché hanno una religione che non li supporta proprio per nulla. Servono questi 3000 qui. Ah, non ho le navi da trasporto, mi direte voi, e io vi risponderò: pazzo. Aspettiamo che raggiungano una dimensione ragguardevole, poi ci si può pensare. Ok, no. Ragguardevole ho detto. Uff, quando arriveremo a 151.000, beh, sicuramente il nostro Chiquitito sarà maggiorenne. Dai, velocità 5, adesso ha 9 anni.
Il problema è che militarmente fa schifo. È un bel problemino. No, la tecnologia adesso non la facciamo perché dobbiamo fare il più fretta possibile Diplomatic Influence, che abbasserà la mia aspettativa di annessione dei Ming, portandola da 1774, secondo me 1755, 58, che è già molto meglio. Speriamo bene. Ok, allora voi amici andate qua e le navi commerciali a questo punto fanno, anzi facciamo così, le mettiamo tutte insieme, non se ne esce. Hokkaido. Oh, fantastico, andiamo a vedere. Questa diplomatic reputation ci va molto, ci fa veramente molto bene. 59, ragazzi, avevo detto 55-58, ho sbagliato di un anno. Ormai sono, cioè, praticamente in sintonia con Europa Universalis. 1722, da qui al 59, ragazzi, aiutatemi con la matematica, 37 anni. Va bene. E abbiamo il prestigio, abbiamo perso l'inflazione grande con un esempio. Trasforma Seram in una città, colonizza Fak Fak, trasformiamo le cose in città, le città in cose, eccetera, eccetera. E guardate quanto convertiamo, siamo delle bestie proprio. Allora, con tutti i soldoni che ci siamo sbaffati, andiamo avanti con le nostre meravigliose opere commerciali. E adesso vado a Pechino a potenziare l'esercito perché Monaco Travellante, 10 di prestigio, cioè Monaco Travellante, mi chiedi troppi soldi. Non posso. Ah, 92, no? Cucù. Pensavo che fosse soltanto 34, 34 era il prestigio che già avevano. No, non mi piace per niente migliorare Pechino. Qui avevo piazzato Dovari, ecco, devo migliorare la tech, la parte amministrativa, però avere poi un'altra idea non mi dispiace, quindi aspetto la tecnologia. Torniamo a noi. Abbiamo affrontato questo discorso, ma non l'avevamo concluso. Le umaniste le togliamo perché non ci servono. Le religiose pure, troppo tardi, non me ne frega niente. Le innovative mi sembrano affascinanti, però se le avessi prese, sto sbadigliando, scusate, se le avessi prese nel 1600 avrei avuto un buon vantaggio. Prendere all'inizio del 1700 per usarlo un secolo solo, non so neanche se le finisco. Quelle di espansione sono ottime, però tutto sommato non ci servono una mazza. Quelle di amministrazione, alla fine, col Creation Cost non ci serve più di tanto ormai, visto che le conquiste che volevamo fare le abbiamo fatte. Sapete cosa vi dico? Che prendo le idee del quelle diplomatiche, però sto annettendo i Ming. Questo è un altro discorso. Però se prendo altre idee militari. Questo che cos'è? Ah, sono le idee di spionaggio. Se prendo altre idee militari, il problema grosso è che non riesco a chiudere quelle delle offensive. Quindi vediamo, dai. Il nostro micicito cos'ha? No, dobbiamo aumentargli l'amministrazione, dai. Perché così fai schifo. Ah, merda. Micicito a 5 di organizzazione. Micicito. Lo portiamo a 6-3-0. Ma cazzarola, ho sbagliato. Devo portarlo a 5-3-1. Palle. Micicito, ma cosa combini? Ma cosa combini, Micicito? Soprattutto dove cazzo è l'altra nave che. Ah, eccola. Abbiamo finalmente la flotta che mi va a travellare qui a nel porto di Hansu. Flotte travellanti, vai. E adesso, proprio sul più bello, ma non diciamo cazzate, dai. Hansu, che rimane la Cina, infatti. Cosa non mi piace per nulla. Vediamo quando passiamo da 13 a 30. Non male.
Non male, perché così portiamo a Pechino un po' di ricchezza in più. Va bene, dai. E queste due città me le conquisto molto presto, appena possibile, me le tengo tutte per me. Tutte per me. E basta. Trading in tea. Cos'altro possiamo fare molto presto? Tech amministrativa? No, ci penso all'idea. Sono molto indeciso. Quelle diplomatiche per 30 anni non posso fare una mazza. Militari le sto già facendo, no, devo andare proprio sulle amministrative. A questo punto credo che sarò un po' forzato su prendere le amministrative. Mi abbassano un po' i mercenari, roba inutile. Quelle di espansione, d'altro canto, non è che mi servono molto. No, mi serve proprio una mazza. Dai. Oppure prendo le innovative. Prestigio, mercenari, tecnologia in generale, advisor, azione. Abbassare. Pff, niente di eclatante, però lo vediamo nel prossimo episodio. Un saluto, ragazzi. Grazie per essere rimasti con me.